Obiettivo perfettamente centrato. Dopo un viaggio di circa 3 miliardi di chilometri percorsi in 5 anni, la sonda della NASA Juno ha agganciato l'orbita di Giove esattamente quando in Italia erano le 5:53 di oggi, mentre al centro di controllo del JPL in California era ancora la serata del 4 luglio. Una manovra mozzafiato che non ammetteva errori, gestita in totale autonomia dal pilota automatico che ha acceso i retrorazzi per una frenata vertiginosa di 35 minuti, al termine della quale gli strumenti di navigazione hanno inviato a terra il segnale di corretto inserimento nell'orbita polare prevista. Un'orbita assai eccentrica che porterà Juno più vicino a Giove di qualunque altro veicolo spaziale. Larga 20 metri e alta 4 metri e mezzo, costata oltre $1 miliardo, Juno è il primo veicolo spaziale alimentato a energia solare a spingersi in una missione così lontana dal Sole. A bordo anche molta tecnologia italiana, come lo strumento GIRAM per studiare le aurore polari gioviane. Abbiamo chiesto ad Alberto Adriani dell'INAF, responsabile di GIRAM, in collegamento dal centro di controllo di Juno, quando inizierà l'attività scientifica vera e propria. Diciamo, le prime misure, le prime osservazioni le faremo, cominceranno il 27 agosto, però la missione ufficialmente parte dal metà novembre, quindi queste le prime osservazioni sono per valutare se tutto è andato bene, se gli strumenti funzionano, mettere a punto tutte le dettagli che servono per avere il massimo del ritorno dal scientifico dalla missione.